Ciao a tutti amici di eximabdora.com, ben ritrovati da nuovi unboxing. Quest'oggi completiamo i prodotti ricevuti da G-Skill e lo facciamo con la tastiera meccanica di tipo RGB, la RIP JAWS KM780. Partendo velocemente dalla confezione, troviamo sempre l'immagine illustrativa del prodotto con le caratteristiche tecniche relative al prodotto stesso. Nell'angolo alto di destra troviamo il logo che ci ricorda che il layout di digitazione è inglese, mentre vengono utilizzati dei switch meccanici CRMX Red. Nel retro della confezione troviamo un'ulteriore immagine illustrativa con tutte le altre informazioni e caratteristiche circa il prodotto. All'interno della confezione troviamo come sempre una Quick Start Guide con all'interno un opuscolo relativo alla garanzia del prodotto. Un cofanetto con, in questo caso, la serigrafia G-Skill contenente dei caps di ricambio per giochi FPS e MOBA. Diciamo, abbiamo visto questa tipologia e caratteristica anche nelle Corsair. L'ultima è stata sicuramente la Corsair Strafe. Troviamo anche un classico e pratico estrattore per cambiare i caps da sopra alla tastiera. Il cofanetto in plastica è dotato anche di questi due pratici ganci che potranno essere utilizzati per ancorarlo direttamente alla struttura della tastiera. Troviamo anche un comodo poggiapolsi in plastica, un rivestimento in gomma. Poggiapolsi facilmente inseribile nella parte inferiore della tastiera tramite dei gancetti, sempre in plastica. Troviamo anche due piccoli piedini in gomma che rialzeranno un minimo anche il poggiapolsi. E infine troviamo la tastiera. Eccola qui. Come possiamo vedere, le dimensioni sono quelle di una tastiera normale, con in più però l'aggiunta di una struttura laterale leggermente più allargata, oltre che a dei tasti macro che vanno dal tasto G1 al G6, che vedremo meglio tra poco, che ci permetteranno dunque di eseguire le macro in gioco più velocemente. Il design è sempre molto aggressivo, la colorazione è full black e la parte superiore della tastiera è dotata di un plate in alluminio che irrobustisce sicuramente la struttura complessiva della tastiera, insieme a delle specie di tubolari che sono presenti sia nella parte, nei lati, sia nella parte inferiore. Nella parte di destra della tastiera troviamo questa struttura che ci permetterà di vedere ogni volta che alzeremo o diminuiremo il volume grazie a dei LED posti nella parte interna, quindi ci sarà una barra luminosa che si alzerà o si abbasserà a seconda del volume che staremo utilizzando. Troviamo anche i classici tasti multimediali, ovviamente non sono tasti meccanici, ma sono tasti a membrana. Nella parte di sinistra troviamo i classici tasti G1 a G6 che ci permetteranno di mantenere salvate le macro e di seguirle in gioco quando noi desidereremo. Il tasto MR ci servirà per effettuare la registrazione delle macro on the fly, mentre M1 e M3 sono i tasti per i profili. Nella parte più estrema di sinistra troviamo anche la struttura in plastica che mantiene questo tubolare con la scritta G-Skill. Tornando un momento vicino ai tasti dei profili macro, troviamo anche il tasto per Windows Lock per cambiare intensità e per impostare un timer, crediamo, per la registrazione delle macro. Ovviamente vedremo meglio nel corso della recensione scritta. Troviamo al centro il logo della G-Skill sempre in alluminio. Nella parte inferiore della tastiera troviamo un design classico in plastica, caratterizzato da due piedini anch'essi in plastica, che potremo rialzare per agevolare la scrittura e il feeling di digitazione, mentre nella parte inferiore e nel caso in cui non utilizzassimo i piedini troviamo dei piedini in gomma. Nella parte sinistra troviamo anche un comodo gancio che ci permetterà di far passare il cavo del mouse e quindi organizzare al meglio sulla nostra scrivania, sulla nostra postazione, tutti i cavi. Come possiamo vedere, dalla parte inferiore la tastiera è caratterizzata da un supporto centrale, un tubolare centrale e uno singolo che percorre tutti i lati.
compreso il lato superiore. Parlando di lato superiore, la tastiera è dotata di un ingresso USB, due ingressi jack 3,5 mm, 3,5 mm, scusate, per cuffie e per microfono, ed un tasto, uno switch che crediamo sia per cambiare dalla modalità gaming a quella standard. Ovviamente lo confermeremo o meno nella recensione scritta. Ovviamente la porta USB è di tipo pass-through, la stessa cosa per i jack. Infatti, il cavo, che come sempre è rivestito in treccia di tessuto, uno spessore molto importante, la parte estrema è composta da due connettori USB e dai classici connettori jack 3,5 mm. Ovviamente tutti i connettori sono placcati in oro. La tastiera G-Skill KM780 dunque risulta molto aggressiva come design nella sua interezza, e lo sarà ancora di più con il poggiapolsi. Infatti ci basterà, in questo caso lo appoggiamo soltanto, ci basterà far agganciare, scusate, i due piedini presenti nella parte inferiore per avere una tastiera completa da poter utilizzare sia durante classico lavoro sia durante sessione di gioco. Con questo è tutto, dunque vi rimandiamo alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto a tutto lo staff.